Ieri è arrivato il via libera da parte dell'AIFA al vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni. Il suo parere, lei cosa ne pensa? Ma io sono abbastanza favorevole perché vaccinare anche i bambini vuol dire magari anche una maggiore sicurezza, diciamo, per tutta la famiglia. Anche se capisco che sono piccoli, però i vaccini abbiamo sempre fatti da quando siamo nati. Favorevole perché così tutelano il loro futuro e il nostro futuro. Ancora non ho un'idea precisa in merito perché mi sembra che ci siano troppi pareri discordanti, quindi credo che aspetterò un po' di tempo perché in modo che ci siano più dati per farsi un'idea. Da genitore io mi ritengo favorevole ai vaccini in generale e quindi anche ai vaccini ai bambini. Sono sicuramente favorevole per chiaramente dare una protezione ai miei figli. Sono molto indecisa in realtà, la pediatra me lo consiglia sicuramente e aspetterò un pochino e poi penso che glielo farò come l'ho fatto a quell'altro di 13 anni. Devo dire che ho un po' di titubanze così come l'ho avuto per me, ma poi l'ho fatto, quindi probabilmente lo farò anche ai bimbi e quindi insomma penso sia la cosa più giusta da fare. Da genitore di 3 bambini, da vaccinato e da persona che ha anche preso il Covid, da un lato mi fido quasi ciecamente, fra virgolette, non avendo competenze della scienza e degli organismi internazionali, dall'altra sui bambini qualche minima riserva in più, soprattutto vorrei confrontarmi con la mia pediatra di base e con altre persone, insomma, che sentire un po' più campane. Ecco, lei ha bambini? Due, Andrea e Luca. Ha già parlato con loro? Sì, già, gli ho parlato, gli ho spiegato l'importanza del vaccino e loro sono convinti di farlo. Sì, ho parlato con loro del Covid in generale, non del vaccino. E ha già parlato con loro? No. Le bimbe sono abbastanza tranquille anche perché abituate con il vaccino anti-influenzale, quindi... E i bambini che dicono dell'eventuale vaccinazione? Ma ecco, in realtà con loro non ne ho parlato. Ho parlato con il papà e decideremo a breve.